carnevale e quest'oggi parleremo di uno dei suoi dolci tipici. Chiacchiere, frappe, cucini, ceci, intrigoni, tanti nomi per un'unica ricetta. Sono chiamati crostoli in Veneto, ma la sostanza non cambia e sono il dolce più tipico del carnevale. E ora passiamo agli ingredienti. Quello che vi serve sono 500 g di farina tipo 00, 3 tuorli più 2 uova, grappa 70 g, olio per friggere, meglio se di arachidi 1 litro, zucchero a velo quanto basta, vino bianco 30 g, olio extravergine di oliva 60 g. Queste sono le quantità più o meno per 30 crostoli. Adesso passiamo al procedimento. Versate la farina a fontana sul piano di lavoro, unite lo zucchero semolato, la grappa e le uova. Cominciate a lavorare l'impasto con le mani. Amalgamiamo il tutto fino ad ottenere un impasto elastico e omogeneo. A questo punto si deve infarinare l'impasto e stenderlo con l'aiuto di un mattarello fino ad arrivare a un'altezza compresa tra i 1 e 3 mm. A questo punto, con una rotella tagliapasta dentellata, ricavate dalla sfoglia tanti rettangolini di uguale dimensione. Incidiamo con la rotella il centro dei crostoli. Cuocete i crostoli in olio d'arachidi a 180 gradi fino a che non diventano ben dorati. Una volta dorati, recuperateli con un schiumarolo e passateli nella carta assorbente per asciugarli dall'olio in eccesso. Infine spolverizzate i crostoli con abbondante zucchero a velo e servite. E buon appetito! E alla prossima puntata. Audio Jungle.